Ciao ragazzi, sono Flame e bentornati. No raga, ve lo dico subito, non siamo su un nuovo spastico modello di acchiappa la talpa, anche perché insomma il bottone non va giù da solo, quindi che diavolo di acchiappa la talpa è? E lo credo bene. Sì, siamo su Will You Press the Button, ovvero una sorta di test spastico dove tutte le volte che si prende il bottone in pratica esce uno che vende il mango, tipo così. Nello scorso video, ragazzi, siamo stati stupendi, cioè abbiamo fatto più like che i Vukun Prime in spiaggia d'agosto. Una cosa veramente incredibile, ragazzi. Dobbiamo arrivare a 2500 mi piace per questo video. Anche, ragazzi, perché insomma, dove lo trovate un'altra chiappa alla talpa con una talpa così espressiva? Vabbè, insomma, ragazzi, fate finta che abbia gli occhi almeno. Non sto a spiegarvelo perché ormai lo conoscerete praticamente tutti. E dato che è esclusivamente in inglese, qualche volta chiederemo aiuto a Google Translate, che ci aiuterà grazie alla sua stupenda traduzione. Dunque, allora, nel caso premessi il pulsante, si verrà a creare una super specie umana, insomma, capace di superare qualsiasi cosa, e vivranno in pace tra di loro per milioni di anni a venire. Come prezzo da pagare, insomma, verrà ucciso ogni singolo essere umano, compreso me. E per dirlo in un modo un po' più fine, un po' più colorito, ma manco per il cazzo. Ah raga, probabilmente mi si è buggato il programma che registra, quindi non vedrete il mouse. Sarà il dio del filo di prosciutto. Potrai farlo con qualsiasi cosa, chiunque, persona, cosa, animale, frigorifero. Ma non proverai nessun piacere e nessuno saprà della tua esistenza. Il paragone è ignorante come mangiare un panino con le lische del pesce. E difatti anche stavolta al 70% la talpa non l'ha premuta. Bravo, 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 bravo. Ben Affleck non sarà Batman, ma Andy Dick sarà Batman. Adesso, ragazzi, queste sono domande a trabocchetto che solo Google Translate potrebbe aiutare a tradurre, anche se spero che quel Dick non me lo traduca in modo strano. E appunto, raga, come ci dimostra Google Translate, la domanda era trabocchetto, perché io, raga, pensavo che interpretasse il ruolo di Batman, invece in questo caso lui sta giocando Batman. Adesso non so cosa stia facendo con Batman, io mi auguro che non stiano... perché se non lo fa Ben Affleck, lo fa Andy Dick. A me sinceramente non me ne frega niente, quindi io proverei anche a premere la talpa. Cioè, raga, il 63% ha preferito che Batman se lo fottesse Ben Affleck, adesso non... vabbè... se lo dice la talpa... sarà il più grande... cosa diavolo è uno spelunker? Forse uno speleologo con qualcosa del genere. Ma non avrai arance. Cioè, potrei essere il più grande speleologo della terra, ma non... no, ragazzi, cioè, non esiste un mondo senza arance, quindi mi dispiace, signora talpa, assolutamente no. Tra l'altro, ammiriamo la grandissima traduzione di Google Translate. Vuoi che moro? Cioè, raga, solo un 42% ha risposto che non vorrebbe rinunciare alle arance. Lanciamo subito l'hashtag salviamo le arance e basta. Proprio tutto attaccato, ragazzi, cioè, salviamo le arance e basta. Uno check, senti. Avrai soldi infiniti, ma la tua combinazione preferita saranno... triangoli blu. Ma prima di fare sti paragoni, ma la gente non lo so cosa si fuma le lische del pesce. Quando morirai potrai andare in paradiso, ma sarà un'altra idea totalmente diversa di paradiso. Però raga, c'è anche da dire che se Diso la para, ragazzi, vai tempi supplementari e io non posso morire finché non so il risultato della schedina. E quindi, ragazzi, su queste basi io mi trovo costretto a premere la talpa. E infatti, ragazzi, il 63% ha premuto la talpa perché è così, a caso. E lo credo bene. Sarai la persona più sexy vivente, ma avrai solo 3 ore per usufruirne in pratica. Non è che mi frega, cioè, raga, al massimo quando finiscono le 3 ore torno un salmone congelato. Sarai immortale, onnisciente e avrai i poteri della telecinesi. Cioè, raga, immaginatevi che figata poter vedere televisioni cinesi ovunque. Che poi questo è il potere, cioè non è che la telecinesi lo dice, posso... no, assolutamente no. Il potere della telecinesi originale è quello di vedere televisioni cinesi. Ma non potrei credere in nessun dio o religione, ragazzi, insomma, il Padre Eterno poi mi bastona. Diventerai estremamente attrattivo, ma sarai l'opposto e... diventerai donna e attrarrei le donne. In pratica, ragazzi, sarai una lesbica. Raga, ci può stare. È proprio quello che ci vuole. Ti sposerai con la persona dei tuoi sogni, ma sarà un matrimonio conveniente solo per lui barra lei, insomma, quell'altro. E a questo punto, raga, c'è una sola soluzione a questo dilemma, ovvero vado a lavorare in Conad e dopo divento conveniente non solo per lei ma anche per tutti gli altri. Appunto, raga, 50 e 50, si vede che al 50 sono per il Conad e 50 sono per la coppa. Non dovrai mai più vedere pubblicità per il resto della tua vita, ma un alveare di api assassine africane.
No. E poi ragazzi, scusatemi, devo rinunciare alla pubblicità di Miracle Blade. Ho addirittura la possibilità di vedere Banderas che mangia i biscotti o che si fa esplodere. No, raga, assolutamente no. Per lo stesso ragionamento che ho fatto io, il 66% non ha cliccato la talpa. Avrai dei poteri psichici fantastici, inclusi la telecinesi, la tele... insomma, ancora quelle cose di lanciare le televisioni cinesi. La telepatia, che è sempre una malattia riguardante la televisione, circa. La pirocinesi, che in pratica diventiamo dei cinesi piromani. E la levitazione, in pratica la capacità di riuscire a far, insomma, lievitare la pasta. Ma dovrai lavorare come assassino per il governo e non potrai rifiutare alcuna missione. E raga, a questo punto mi fermerei perché non possiamo sapere quante arance il governo potrebbe farci uccidere. Dato che oggi è appunto la giornata contro la violenza sulle arance, non posso assolutamente premere questo bottone. E infatti raga, il 54% è stato a favore di proteggere, cioè raga, solo per le arance, cioè non per altro, principalmente per le arance. Ah raga, questa è troppo lunga, io ho un sonno della madonna, questa è troppo lunga. In questo caso Google Translate ci salva la vita. Si diventa un piromante, insomma, come c'è il chiromante o il negromante, c'è appunto il piromante. Si può evocare il fuoco dalle mani e manipolare ogni incendio esistente con la tua mente. I suoi poteri saranno costantemente più forti nel corso del tempo fino a quando si continua a fare uso di loro. È una traduzione che non te la fa neanche Teleuganda a momenti. Sì che non è buona. Ma se la pelle viene mai a contatto con il ghiaccio o neve, si perdono i poteri e diventa... no, raga, veramente non si riesce a leggere così. E diventare completamente paralizzato sarà quindi morire di una morte con il... insomma ragazzi, quello che ho capito, se andiamo a contatto con neve o ghiaccio muori. Quindi insomma, se uno ti tira una granita t'ammazza. Non penso sia... no. È ultimissimo anche perché è tardissimo. E per questo ci avvarremo di Google Translate, perché potrebbe essere un quesito a trabocchetto. Te in questo universo diventa ricco e vive una vita lunga e felice, ma là in ogni altro universo parallelo ha una vita terribile e piena di tristezza. Raga, penso si alluda al mio tè, ovvero il tè, quello che uno si fa, poi ci inzuppa i biscotti o lo beve così a caso. E raga, sinceramente, per come sono fatto, preferisco che il mio tè abbia una vita dignitosa in questo universo. E appunto il 63% ha voluto salvaguardare il tè di questo universo. È proprio quello che ci vuole. E niente raga, termina qui anche questo video. Io sono disfatto, ho il cervello completamente fuso. Spero che questa boiata, raga, vi abbia divertito. E che dire, raga, io direi che questo video posso terminare qui. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un mi piace, un commento. Iscrivetevi al canale, se avete pagina di Facebook e Instagram in descrizione o nei commenti. Consigliatemi qua sotto altri giochi di questo tipo o che vorreste vedere. E che dire, raga, qui da Flenda le zanzare, che ormai non ci sono più perché io e Nex le abbiamo sterminate. Ma niente, hashtag pray for zanzare. È tutto, bella lega. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak.